Marta, non ce la faccio più di studiare queste materie. Voglio cercare qualcosa che mi interessi di più. Cosa stai dicendo? Non lo so, cioè, trovare una scuola più interessante. Spiegati meglio. Una scuola più moderna, più dinamica. Non ti buttare giù, forse ho io quello che fa per te. Vieni con me, ti presento alcuni miei amici che ti faranno vedere qualcosa che ti appassionerà molto. Andiamo! Ecco Stefano, questa è l'aula CAD. I miei compagni di classe stanno progettando un edificio mediante il CAD. Ti presento Anna. Ciao. Ciao, piacere Anna. Potresti far vedere il tuo lavoro a Stefano? Ecco, sto facendo un progetto di una villetta con il CAD, programma che ha rivoluzionato il modo di fare sia disegno tecnico ma anche progettazione. E qui all'Istituto per Geometri mi hanno insegnato ad usare al meglio questo programma, dando libertà anche alla mia creatività, molto di più del vecchio modo di progettare e di disegnare con pennini, tecnigrafi e matite. Interessante, penso anche che sia più veloce, preciso e soprattutto divertente da usare. Certo, questo è infatti uno dei principali vantaggi del CAD. Una volta imparato ad usarlo, puoi fare molte cose in poco tempo. Bene Stefano, vedo che la materia ti prende molto, ma non è finito qui. Ti porto a visitare degli altri laboratori. Questo è il laboratorio legno e anche qui avrai di che studiare. Certo, qui si studiano le applicazioni del legno alle costruzioni. È uno dei più antichi materiali utilizzati dall'uomo per costruire. Attualmente ha avuto una grande rivalorizzazione per le sue straordinarie caratteristiche e per la sua innata eleganza. Questo è un modello di capriate in legno con cui si costruiscono i tetti prefabbricati anche da adesso. Il geometra è in grado di fare anche questo, costruire e progettare con il legno, un lavoro di grande attualità e altamente professionale. Però non credevo che la professione del geometra fosse così appassionante. Ma non finisce qui, ti porto a far vedere il pezzo forte. Andiamo! Ecco, siamo arrivati. Che bello, le fene era aperto. Certo che sì, questi miei compagni stanno imparando il rilievo topografico. Stefano, ti presento Chiara. Sta effettuando misurazioni del territorio con questo strumento. Ciao Stefano, sì, questo strumento è un teodolite, serve a misurare angoli e distanze di punti materializzati e ci permetterà di rilevare una mappatura di essi. Sono strumenti che usano le più sofisticate tecniche di misurazione, come gli infrarossi e il laser, oppure la tecnica che stanno usando i miei compagni, che è altrettanto all'avanguardia, è quella del GPS, che usa satelliti artificiali per determinare direttamente il punto in cui si sosta. Ma sono come i navigatori dei telefoni o delle automobili? No, in questo caso la precisione raggiunge anche il centimetro. Il compito del geometra, e lo dice anche il nome, è quello di misurare la terra. Pertanto la scuola che frequento ci dà un'accurata preparazione sull'uso di queste strumentazioni e sulla topografia, la materia che applica la matematica e la geometria all'uso di queste strumentazioni per il rilievo dei territori. Però sembra complicato vedendo così. Direi piuttosto che è un lavoro di grande responsabilità e il risultato di esso è spesso di grande importanza, come ad esempio la lottizzazione di un terreno, le compravendite di terreni, la lottizzazione edificabile e la realizzazione di opere pubbliche come canali di bonifica e strade. Da tutto questo ne puoi dedurre che il geometra è una figura di grande professionalità e che la scuola che frequentiamo ci prepara al meglio in tutti i campi operativi. Interessante, non vedo l'ora di imparare tutte queste cose. Questa qua non è una scuola ferma, qua ci si muove, finalmente!